C'è un legame indissolubile tra il popolo laurenzanese che risiede in loco o sparso in Italia e nel mondo e la Madonna del Carmine, sua santa patrona. Un sentimento di devozione fortissimo che ha radici lontane nel tempo. Il 16 luglio a Laurenzano non è un giorno come tutti gli altri, è il grande giorno della solennità mariana, della venerazione della Madonna del Carmine, protettrice del popolo laurenzanese da moltissimi secoli. Il culto a Maria Santissima del Monte Carmelo è antichissimo, anteriore alla riedificazione della Chiesa del Carmine nel 1658. Infatti, già in precedenza, a Laurenzana, oggetto di viva devozione era la tela artistica di Cesare Scerra, datata 1615 o 1616, raffigurante la Beata Vergine del Carmelo. Successivamente alla tela si è aggiunta la maestosa statua, che il popolo di Laurenzana onora attualmente, incoronata il 16 luglio del 1930. Una peculiarità del volto della statua si riscontra in due circostanze dell'anno, il 16 luglio e all'ottava della festività. Nel momento in cui la statua varca la soglia del portone del santuario del Carmine per essere portata in processione, il bel volto della Vergine, dolce ma severo, umile ma divino, pietoso ma austero, sembra nel contempo indagare e esortare, confortare e turbare, perdonare e ammonire chi lo contempla. Tanto che molti, in questo sorriso più o meno velato di tristezza, vedono i segni di un futuro più o meno roseo per la comunità laurenzanese. Si sono vissuti giorni di festa in paese, una festa molto sentita da tutti i laurenzanesi, anche da chi risiede fuori e fa rientro nel paese natio per guardare il bel volto della Beata Vergine del Carmelo. Laurenzana si è preparata in grande stile per celebrare la sua santa patrona con festeggiamenti religiosi e civili. Un ricco programma di eventi, infatti, ha accompagnato la comunità laurenzanese al 16 luglio, grazie al massimo impegno profuso dal giovane comitato feste, che si è prodigato per la buona riuscita della festività patronale. Già il 13 luglio si respirava un'atmosfera diversa in paese, con la tradizionale fiera che si rinnova annualmente. Il giorno seguente si è svolta la festa di apertura, con tanta musica, cibi prelibati, balli e canti. Il 15 luglio, nei pressi della Chiesa del Carmine, si è tenuto il concerto bandistico Città di San Marzano. Nel giorno della festa, il 16 luglio, dopo la funzione religiosa delle ore 11, non si è snodata per le vie del paese la lunga processione, posticipata al pomeriggio a causa della pioggia. In serata il clou dei festeggiamenti, il concertone del cantautore Raff che ha riscaldato Piazza Largofiera, nonostante la temperatura non proprio mite, con brani celebri del suo repertorio musicale, Dimentica, Infinito, Self Control, Come una favola, Sei la più bella del mondo. Ha fatto da sfondo alla festa il corso cittadino, pendente di meravigliose luminarie. Non sono mancati i fuochi pirotecnici.